Tutti i secondi, forza. Tu continua a ballare nel frattempo. Si è andato pure a mangiare una cosa. Senti che dice poi. O pressing me, su pigliarlo. Allora, poi Talib, mamma mia, ma non vi vergognate a fare determinati gol? Minchia, oh, che sorte incredibile. Gli tolgo la palla, e la palla va nei piedi di Werner, a porta vuota. Calamity Werner, lo chiamavo. Appena iniziate ad avere paura, mettete subito pressing a manetta. E qui possiamo rivedere l'azione del gol, è una ripartenza da non ho più paura. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. Sembrano ormai avere la situazione sotto controllo. Triplice fischio, la partita che si chiude, gli dormiamo in piedi. Un altro risultato, una caccia della vittoria che avrebbe consentito di scalare la classifica e salire. Ma era sul bene, uno a più. Ma perché? Ma Allan può essere il gol del vantaggio. Posso dire niente, sono divertente, andando bene, più piedi. Vedi qua. Questo primo gol che ho preso, se avessi spostato il portiere, lui poteva tirare solo di là. È la parata sicura. È in buona posizione. C'è questo di Dembélé. Si porterà più due con questo gol, margine abbastanza. Guarda uscita che fa. Clamorosa. Uscita proprio clamorosa. Ad andare indietro, chi gliel'ha detto a Gomez di uscire? Non si vede il giocatore che ho selezionato. Da qui adesso facendo. Ho detto qui adesso. Guarda, che mi va nei piedi a me quando ci sono i tapin. No, non mi va nei piedi. La cazzata! Ah, che stiamo invertendo. L'hai rotta. Minchia, il succede a Deulofeu. Gioca con Deulofeu. Berardi pick. E Vidal pick. Koulibaly d'élite, che secondo me è la difesa più forte di Serie A, Koulibaly d'élite.
Delitto per un animale. Appassionati di grande calcio, benvenuti, gara che sta per avere inizio, mettetevi comodi. Ma sai, la nozza pure bello bagatino, non c'è se bala niente. Food Champions League di scena oggi con questo match che sta per avere inizio. Cedono in campo Sporting e Real. Padrone di casa a caccia della vittoria che gli consentirebbe di scalare la classifica e raggiungere la divisione superiore. Possono farcela, se giocheranno come hanno fatto nelle precedenti uscite. I tifosi incrociano le dita. Il pallone del possibile. Minchia che gol che ho fatto questo, comunque Sterling lo dire il giocatore fa per me, eh. Devo dire con Werner e Sterling, però assurdo, due che costano la metà di quelli che avevo. Se metto, riesco a mettere COC Rashford. Finita per tutto. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Gestisce il possesso Sterling. Gol fotocopia, ma questa volta lo fa Timuccio. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Paolo Dybala. No, non puoi sbagliare questo tempo. Arriva Vidal. Dybala. Ha un intervento automatico, ogni tanto lo fate. L'arbitro dice che si può giocare. Sì, corretto. Da che sorta, guarda che sorta maledetta. Cucciare Dario sta qua. Mendy ha spazio per andare. Può metterla in aria. Donnarumma, attenzione, non è finita. Va a cagare, va. Quella di qualche istante fa invece è stata strepitosa. Ha dimostrato tutto il proprio valore con la parata d'applausi. Sterling. E salta Sterling anziché prendersi il rigore. Minchia salta, ma vai a cagare, vai. Ma veramente vai a cagare. Berardi. Dybala. Respinge il difensore. Lucas. Ottima lettura, recuperano il pallone. Occhio al tocco preciso per servire il compagno. Apu Gomez. Ha preso il gol. Preso il gol meritato. Preso il gol meritato. Ho mangiato due gol fatti su contropiede. Minchia, quello apre il campo con un passaggio filtrante lungo per Berardi. Verticalizzato bene qui. Strecando la difesa con questo lancio. Entra sul pallone e concede la rimessa laterale. Non scatta quello, quello non scatta. Che fa? Non è possibile. Gabriel Jesus. Concedono il calcio d'angolo. Calcio d'angolo corto. Un altro pallone in mezzo. Tiro respinto. Raheem Sterling. Decisivo il contrasto per impedire all'attaccante di tirare. Mi sembra che c'è proprio un autoblock, come lo chiamano. Pazzesco, dove la palla non deve passare più la mia, eh? Chi spazio c'è su? C'è Timuccio. C'è Timuccio. Hanno fatto per cercare di fargli il 4-1, ha cambiato tattica. Devono fare attenzione a non subirne altri, impresa non facile per quanto si è visto finora. Caballa di Dio. Ottima lettura difensiva. A metri per correre. Palla vagante adesso. Vai, palla che al fondo, bravo arbitro. Walker prova ad attaccare via, sulla corsia. Salta il difensore.
non sbaglia. Io dico, metto tutta la potenza e fa il passaggio a un all'ora. Ma che motivo ho di mettere tutta la potenza? Che mi stavo rompendo il dito. Attenzione a Dybala. Buono il contrasto, recupera il pallone. Vabbè, ma là stai facendo quello che dici tu. Guarda che c'è là, tutti i passaggi sbagliati dei miei giocatori. Guarda. Allan, gran palla a scavalcare la difesa. Rigore, calcio di rigore. E qui hanno la possibilità di prendere davvero il largo, chiudere definitivamente il match. L'arbitro indica il dischetto e mi sembra abbastanza incredibile che non abbia preso provvedimenti disciplinari. Anche secondo me questo non riesce a bloccare. Non sono riuscito a spostare il cursore. La palla è rimasta centrale. Prova Dybala. Mi metterei a piangere. Attenzione a Dybala, lui segna qua. Tra l'altro il rigore è parato, la palla sbatte nel palo e gli ritorna in mano a Donnarumma. Non corre rischi, sceglie i pugni. Dai, c'è la mano. Berardi. Ecco Milinkovic Savic. Dybala. Questo era il rigore netto per lui. Per gli standard di FIFA questo era il rigore netto per lui. E l'arbitro lascia giocare. Sì, ha concesso il vantaggio. Sicuramente. Sì, Timo Chavarner. E ora ci chiudiamo. Partita che sembra già decisa e siamo ancora nel primo tempo. Quindi vince Botti di fila. C'è il recupero di Alexander. Ma si può fare. Milinkovic Savic. Non ha 13. Recupera palla con un contrasto deciso. Con le rimaste. Che chance clamorosa. Io per Scaramanzia non si dice niente, però. No, che devo dire, io però gioco perché ho l'inizio. Qua si gioca, dove arrivi a lì? Arbitro che ferma il gioco. Evidentemente il giorno delle bestemmie sarà domani. Ma non tanto nelle partite centrali, in quelle finali, magari se vede tipo che arrivi a 17 e te ne arrivano per dire 5, 4, 3. Ti fa incontrare poi i mostri. Ottima la chiusura, Benazio. Ma già ora che sono alla per arrivare a 14, intanto c'è uno squadrone. Messi, Neymar, Alessandrini, Kanté, Javier Zanetti, 86, Mendy, Varane. Ottimo intervento, l'ennesimo di questa partita. E lui si chiama Er senza Jack. La carezza. Possibilità di contropiede. Sì, lì va a fare il club. Occhio qui al contropiede. Noi cerchiamo di battere con questo. Si è visto saltare. C'è un argento punta che adesso deve sostituire. Sono un rischio troppo grande. Può entrare così in aria. Vediamo chi entra. Lo ferma sul più bello. Matteo, ti chiedo un aggiornamento sulle condizioni del giocatore infortunato. Ci sono delle novità? Pier deve avere un problema alla spalla, giocare anche da come corre. Pier, il giocatore infortunato non stava facendo un gol. Pier, pure poi. Bene, Matteo, grazie. Entra Marez. Ha spazio per avanzare. Marez, chissà quale farà. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Uno solo ce n'è. Ah no, c'è l'if, ma poco cambia. Non è che sia chissà che, non vale niente. Andare in porta, che parata di Lloris. Intanto fai tu, dai, vai a Ciammila, quindi io. Comunque, messo modulo, anche se dovesse avere un Bruno Fernandes in panchina o anche un Fred, che quando mi metto il modulo difensivo anziché COC proprio COC mi servirebbe un bel centrocampista che sa fare la due fase, ci mette i pugni e allontana, che tipo ora potenza lì che c'entra, che fa l'interno praticamente di centrocampo. Deulofeu, eccomi Nikon Savic, intervento provvidenziale del difensore, ha evitato un gol fatto, ci sono metri per andare. Può cercare il cross, taglia nel mezzo. Allan,
Diarrisso e De Schilla con un po'. Fatto un gol pazzesco, il calcio. Conducono con grande margine. 16 passaggi avrò qua. Vabbè, dai. A me si ha fatto un gol impossibile. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Finta, finta, contro finta. 18.000 finte, se ne andò sul destro, destro, Dembélé. Destro e Sabba, non può tirare mai della. Tirato a spazio davanti a sé, sul sinistro in un secondo, la palla incollata. Intervento che panifica il buon tentativo di cross. Messi, 94. Occhio al contropiede. Messi è già un fondatore. Gestita male la ripartenza, pallone perso. Non lo so, si chiama senza giacca la squadra. No, ma non penso. Ora è tutto stadio pieno di bandiere. Il tempestivo del difensore che intercetta. E quindi non è lui sicuro. Perché allora. Ma forse ha la cosa quella, lo scudetto tipo che sembra uno. Brutto passaggio, pallone ringa. Uno tipo che ha messo una felpa. È una squadra messicana. Interessante la verticalizzazione qui. Lloris sicuro. Dai, Dembélé. In profondità per Dembélé. Esattamente Walker, ma non mi sei bagnato. Tutto in sette passaggi. Il calcio della sua forma più semplice. La verticalizzazione. 6-1. I puristi della tattica. Con modulo difensivo 6-1. Si staranno strappando i capelli. È una distanza profondissima quella che separa le due squadre. Mendy. Tapa il tabella. Un altro ottimo tocco. Sterling. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Sterling praticamente se fanno un'altra versione c'è il rischio che vola, vero? Sale palla al piede del Real. Sì, ma avrà un problema di resistenza. Sì, ce l'ha. Ce l'ha perché io lo tengo fino alla fine perché lo voglio provare, perché mi piace, però mi rendo conto che il suo scatto dal primo tempo al secondo tempo proprio cambia. Palla riconsegnata agli avversari. Minchia faccio, c'ha la gol. Vero che è 6-2, però dico, ma perché? Boh. 8 gol segnati fino a questo momento, distanza tra le due squadre molto pesante, 6-2. È arrivato un gol che dà un po' di morale, ma non cambia la storia di questa partita. Potrebbero giocare in maniera perfetta e sperare in un drastico calo degli avversari, per avere qualche chance di rimonta. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Dai, ma perché mi devi far sbagliare queste palle? Vabbè, di nuovo. A fare un cazzo da quel fuori. Pure Werner comunque si stanca. Werner fa la punta centrale, eh? Sì, forse non gli ho messo. Sì, sì, ci ha messo le mani davanti, ma si stanca. Entra in campo con il 12. Fred. Un altro ottimo passaggio. Vabbè, non mi cambia il giocatore ora, dai. Stanno facendo girare molto bene il pallone oggi, un ottimo possesso Parma. Bello, mi piace, lo fanno girare molto bene, non commettono errori, per un bel gioco. Mi sto appena entra in aria, Pia, Messi, Neymar, Marez che hanno 5 stelle skill, finita. Impeccabile lettura di diciamo che è poco attendibile il test, eh? Però questo c'ha De Olofeo. Io sta sta velocità non l'ho vista. Peccato per la mira leggermente imprecisa che ha impedito al pallone di infilarsi in rete. Conclusione che non è uscita di molto, sopra la traversa. Dembélé. È poco attendibile, poco attendibile. Sì, ho capito, ma la velocità vera, per scendere che idu sia, poi Toscais. Nuovo recupero dello Sporting. Cioè Walker sono andato a prendere facile a facile. Walker. 60 secondi da recuperare. Occhio e mezzo, può cercare il cross. Intervento decisivo. Arriva il fischio dell'arbitro. Che ragazzi, quinta vittoria in 7 partite, dai. Siamo diventati bravissimi oggi.
Oggi siamo diventati bravi. I stessi tiri del mio avversario, ho fatto 6-2. Ho raggiunto un livello successivo. Ora io divento un tavolo, ne manca, non mi fermo. Però se andiamo ne manca assai ancora. Che qua tu hai dicendo o tiri? Ah, grazie, tutte le supplementari sono andato, ne mancano 14, ne ho vinte 8. Vabbè, ho preso 2-0 all'ultimo secondo dal primo tempo, figurati, uno contro uno con Neymar, Messi e figli di Pullavari, ma li pigli, dico, li ho chiusi bene tutto il primo tempo, ma poi insisti. Ho incontrato un fenomeno. Cioè, io ero partito da merda, ho 8 vittorie e 14 rimaste. Umberto ha 6 vittorie, 12 rimaste. Io avevo 12 vittorie e 12 rimaste, lui aveva 6 vittorie e 12 rimaste. Tu quanto sei, hai detto? 8 vittorie e 14 rimaste. Vabbè, media oro 3. La solita media, diciamo, classica nostra. Ma almeno una gerude la possiamo fare, proprio nell'orario. Magari fattene un'altra. Vedi, no, come... una la devo fare per forza. Sperando di questo, si ritira questo, chi lo sa. Colpo di culo non può succedere mai. Che uno lo dice e succede. La verità è che ne hai fatte poche ieri, non te ne hai fatte di 7. No, ne fatte 9. Fatte poche ora. Perché? Perché vedremo tutti. Ne ho finite 3 supplementari e rigori. Poi una partita al 30esimo a quello gli si è disconnesso e vinceva lui 1-0. Ecco. Ho fatto un primo tempo dove di solito io ho sempre possesso palla più alto di tutti, questo c'ha 65 possesso palla, 6 tiri di 6 in porta e io 0 di 0. Ottimo, quindi quello scarso è trovato. Comunque ti comunico, questo c'ha Messi, Mbappé, Hazard. E poi c'è no, è Werner. Non capisco questo come gioca a centrocampo. Come ha più questi giocatori forti? Essere che è uno scarso che ha messo una squadra a muzzo con i soldi. Squadra di nuovo in campo per la Weekend League, hanno nel mirino la vittoria per migliorarsi. Cedono in campo Sporting e Rockets. Posso dire che la Weekend League è diventato ormai un difendendo bene questa partita, dovrebbe già stare benissimo. Una formula vincente che diverte e ci offre sfide mai scontate, spesso incerte fino al... Werner! Il miracolo del portiere. Se era bravo, io avevo fatto una cosa bella, se questo è bravo, giustamente già c'ho gli ostacoli del computer. Ho fatto una cosa bellissima con Timuccio. L'avanzata dei Rockets. Sarà fallo laterale. Ho girato in un fazzoletto. Non serve i fazzoletti, non serve. Mendy. Messi. Occhio a Messi che ha spazio. Giusto soprattutto. Vabbè, primo tiro lui, primo gol, figure. Tiro di Messi, parata, tatin di Mbappé. Scherzi. Che sembra aver funzionato. Bene quel difensore che ha costretto a attaccare. Cioè, oh, è senza energia. Fa il doppio passo, piglia velocità. La rimessa con le mani. No, non è quello. C'è un tipo di dribbling che si chiama dribbling veloce. Non so con qualità, con quali mani lo fanno. E praticamente il giocatore ti cambia completamente, sembra un altro gioco praticamente. Ti comincia a fare movimenti di gambe velocissimi. Probabilmente anche con tutta la stanchezza devo far fare uguale. A Verzanetti, velocità 87, va il doppio della velocità di Sporting. Fa tutto il tempo, vai, che scatta, fa finta che da la filosofia in sapia corto. Che poi mi pare che ho se una pigliata per fissa non mai tiro. Hazard murato dal difensore.
vorrei capire perché sta palla lì. Boh. Occhio a Werner. Continua ad avanzare. Magari nei giochi sono piantati a terra, non riesce a una giocata. Mette movimento Messi. Prevedibile il tocco di Messi. Lo sapevo. È tutto solo. Occhio al pallone giusto. Palla sulla traversa, poi ancora in campo. Sto comunque è un gol che come al solito non è finita ancora, perché alla fine di nuovo l'ho persa la palla. Ma al solito gli devo regalare io, perché questo è bravo, ma io gli devo regalare i gol. Decisivi su questa conclusione. Potevano allungare, portarsi a più due, immagino, continueranno ad attaccare. Un gol di vantaggio è troppo poco. È mancata solo un po' la mira per finire alle spalle del portiere. Ma sì, è un'uscita di parecchio, eh. Oh, questo è bravo, mi ha fatto sbagliare due gol incredibili. Messi. Giocando bene. Messi. Buona qui la lettura del difensore. Recuperano bene il pallone, situazione che era interessante. Hector Bellerini. Valverde. Messi costretto a ricevere palla in posizione arretrata. Cioè questo è messo che si fa giro palla al trentesimo. Lottando, la gioca lunga Mbappé. Che segno, ah no, alla fine l'ha fatta buttare fuori, perché decido pure per lui. Ha impattato bene la palla, è uscita fuori una conclusione solo leggermente precisa. Fred. Werner. Prosegue la sua azione. E niente, questo è il sintomo di scarsezza, questo purtroppo. Che ero involato in porta, sono stato in grado di proseguire la corsa. Ed è Nasa. Non lo è, no, è Conde mi è venuto a prendere. Fermazione, recupera il pallone. Da quello passaggio che fa. Arbitro che concede il vantaggio. Scelta giusta. Possibile, quello che ha fatto ora è impossibile. Atal Europa League 82. Posizione buona per il cross. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Che ti sta andando tutto bene, vero? Ti stai trovando bene con me, no? Sto facendo bilo. Guarda. Controllo di Walker sbagliato che ho deciso. Mia nonna, mia madre o mia zia Maria, quella che ha fatto il compleanno ieri. Forse la zia Maria. Grande recupero. Non ferma il gioco l'arbitro. Dato vantaggio. Gabriel Jesus. Occhio a Gabriel Jesus. Occhio a Werner. Suggerimento interessante. Conquistano la parità. Lucas. Metti là dentro, cane. Dunque, 1-1. Numero. Che giocata. Gabriel Jesus. Butta in avanti. Occhio al contropiede. Tondo! Capra Gesù! C'è con De Copeglia, cade monnezza. Sono scatenati adesso. Ho preso le misure agli avversari. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Già sono indeciso con questo se chiudermi oppure no. Perso 3-0, penso di non aver fatto neanche un tiro in porta. Squadra di nuovo in campo nella ripresa di questo match della Champions League. E vedremo quali indicazioni avranno dato i due allenatori negli spogliatoi. Vero tempo. Ok,
ti capita pure. Ti capita pure a te. Ottimo intervento difensivo. No, è stato troppo forte. Attenzione a Messi. Non può sbagliare. E ha segnato. È incontrato il giocatore, ma non è troppo forte. Il pallone recuperato in precedenza. Ottimo il pressing. Vedo come ha segnato. Con azzardo. Ha messo il pressing, ma ha fottuto la palla che l'avevo data all'esterno. E vabbè. Facile facile. Palla girata sulla corsia. 3 ore per segnare, tutto curato. Lucas Moura. Devo segnare il nick, non capire se lo trovo. Gabriel Jesus. Alla. Occhio a Sterling. Tanto sono i primi 200 che vedono dal mondo. Sterling. Ecco Werner. Si chiama Marfo. Gabriel Jesus. Risolve lui. Fred. K17. Gabriel Jesus. Ottimo intervento. Un poco di cacca la sto facendo fare, però. E già mi rincuora la cosa perché. Aspetta, ammiamo squadron. Mi fa piacere che un poco di cacca la sto facendo fare. Ha evitato un possibile gol. Mi porta via bene il pallone. Quindi gli esterni sono vincolati ormai. Werner, ma se non mi scatti io sono chiuso qua. Via, via! Interessante per scavalcare la difesa. Cazzo. Lascia scappare l'uomo. Forse il pallone giusto. Ma vabbè, dai. Ho rotto l'analogico la seconda volta. Era con la porta vuota di Gabriel Jesus. Minchia, mi fa il passaggio a un chilometro orario. Fermato Messi, palla agli avversari. Gabriel Jesus. Era fallo, ma c'è il vantaggio. Palla recuperata dagli avversari. Palla per Werner. Occhio a Mbappé. Può cercare il cross. Valverde. Messi. Intervento deciso. Fred. Palla per Kyle Walker. Palla recuperata dagli avversari. Occhio a Mbappé che avanza. In casa degli orrori, c'è spulciato il giocatore all'ultimo secondo. Romenta e Vento, era un intervento perfetto. Mbappé si è spostato proprio con una velocità innaturale. Guarda che c'è là, la palla proprio. È abbastanza incredibile che non abbia preso provvedimenti disciplinari. Anche secondo me questo era un intervento da punire severamente. E mi ha tirato centrale, faceva finta di guardare da un lato e mi ha tirato centrale. Figurati. Facciamo una cosa, è tutto offensivo, me ne fotto, ormai non ci voglio andare di nuovo sul 30, o la straperdo o la vinco in partita. Ma perché, scusami, sei equilibrata, vedi se la puoi vincere così. Io sto iniziando l'ultimo. No, è finita questa qui a prescindere. Un po' tardi. Da cercare a culo, a calcio a mozzeconi. Anche con il computer che me la regala. Di vincerla vorrei cercare. Non lo chiedo di incocciare ora, lo fa, un bel fenomeno. Occhio all'avanzata. Si libera spazio. Sarà calcio d'angolo. I tifosi ci credono. Adesso è l'occasione giusta. Un incoccio gente come Vinicius. Mi preoccupo. Occhio a Werner. Il gol. Certo, dai. Un gol importantissimo che concede una nuova parità. È davvero una partita incredibile. Occhio all'attacco dell'avversario. Prova a giocare sulle fasce. Sterling. Di quella maglia alla zoccola.
Situazione di parità che potrebbe sbloccarsi grazie a questo calcio d'angolo. Tiro della bandierina corto. Mendy. Sterling. Attenta qui la difesa, su cross che poteva diventare pericoloso. Portiere che fuori gioco, ma come fai a non alzare la bandierina? Era palesemente calcio nel difensore. Non c'è dubbio. Mamma mia, dai. Vinciamo, non cedere soltanto il rigore. Nettamente più avanti era. Centro dagli 11 sicurissimo l'Inghilterra, hanno scelto il momento giusto per passarsi in battaglia. Sì, gli avversari era evidentemente molto difficile, direi impossibile recuperare. Ha spazio davanti a sé. Che parata di Lloris, tocca per il compagno. Kyle Walker prova a servire profondo il compagno. Grande atmosfera adesso sugli spalti, momento chiave della gara per modificare le sorti. Mi sono mangiato il gol fatto, 3-1 gliel'ho dato a quello un po' di gioco netto. Questi sono erroracci. Ha il pallone che può valere la parità, attenzione. E mi segna, ma ha pareggiato, è meritato, ragazzi, che non si può sbagliare il gol che ho sbagliato poco fa. Tre contro uno, no, la passo fuori tempo completamente. Non si accontentano del pari, vogliono vincerla. Ha spazio Mbappé, occhio ai compagni. De Olofeu. Colpito il pallone dal difensore. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Bel passaggio. No. Sporting che perde il pallone. Apre profondo per il compagno. Anderson Talisca. Applausi per il portiere, che parata. Occhio al corner, sarà caccia del gol vincente. Rientra all'interno. Guarda che sorte che c'ha. Risolve problemi, grande intervento. Si abbassa per ricevere palla. Intercetta il pallone con un intervento provvidenziale. Minchia, quanti messaggi! È una questione adesso di energie, di voglia, di grinta, di cuore. Che imbarazzo! Queste palle respinte dai portieri e che passano! Minchia, di ucciderei! Penso che potrei uccidere! Non ballo mai! Che iso un nefo, vai! Mi ha tutto un cazzo! Primo tempo supplementare che è cominciato. Vedremo chi ne avrà di più per portare a casa la vittoria. Mendy prova ad aprire il campo in ampiezza. Non è fallo, mi butta a terra la gazzettina. Non c'è fallo. Dove è partito male? Sta facendo davvero male, pallone regalato. Le sostituirà con il 26. Che fa? Non ci credo. Imbarazzante. Ha spinto la Lloris, attenzione. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. La partita la condizione. Però, andare. Può colpire da lì. E il pallone entra. Giusto. Sapevo che andava ai supplementari per non andarla a perdere. Io lo sapevo. Purtroppo. Devo regalare il gol perché sbaglio la rimessa laterale ancora dopo che gioco la 16ª Weekend League. Batto i falli laterali perché piggio la X tipo come bambino di 3 anni che piggia un tasto senza sapere che sta piggiando. Va bene.
male, vabbè. Conclusione potente e basta, tira sballata e pallone che sembra più niente, non sto capendo più niente. La giustificazione va detto che era no, finta che è bravo lui e sono scarso. Ecco. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Anderson Talisca. Sfruttano tutto il campo per costruire la manovra, percentuali passaggi riusciti fin qui altissima. Attenzione pericolo, tiro respinto, può metterla da lì, è di nuovo sulla traiettoria, un portiere aggiunto. Oggi spesso si è sostituito al portiere fermando questi tiri. Guarda lì, banale dello Sporting. Vabbè, abbiamo capito. Si andrà avanti per un altro minuto. Qui a bordo campo tutti pensavano avrebbe concesso qualcosina di più, francamente. Possesso palla interrotto. Arbitro che controlla il cronometro. Si chiude il primo tempo supplementare. Parufano, c'è un fenomeno. Ecco cadavere, picchia un cadavere. Tutto bravo. Comincia il secondo tempo supplementare. Appena lo skit comincia, fane, non fa fare più niente. Gomez. Aveva fatto a deviate. Ora fane. Partita bella, equilibrata, tirate. Felipe Anderson. Ora incontro i fenomeni e quelli che sanno skillare. Occhio a Mbappé. La differenza fuori gioco. Poco fa no. Tocco per Felipe. Era regolare. Era più avanti. Squadra avversaria riconquista il pallone. Palesemente più avanti. Mbappé. Mancano pochi minuti alla fine. Partita che può ancora regalarci molto. Mbappé. Occhio perché questo può essere il pallone giusto. È finita, 6-4. Eccolo il gol. Vabbè. Non poteva sbagliare da lì. Usa la squadra che hai, sei ridicolo, che stiamo vincendo a questo, usa la squadra che hai. Quindi noto che la fa un mongoloide. Credo solo un mongoloide, sì. E basta. Un mentacatto. Che sarà un mentacatto, non sei. Ma è Mbappé. Sta vincendo con Maracolo. Sanaghia. Possiamo apprezzare meglio qui l'azione del gol. Ha mandato al bar il proprio marcatore, sì. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Gli pollaio con una ninja fight da faccio con Mavicio fare stasera, c'ho figli pollaio. Mbappé. Che è un figli pollaio. Ma la vittoria è facile, non me la piace fare. Faccio partita di supplementare. Castellano Eddo. Palla toccata corta. Intervento deciso. È sua. Deve capire chi l'ha toccata. Che è sua. Ammazza. Mendy. Bravo. Valverde. Anderson Talisca. Ha segnato qua. C'è la posizione di offside. Sentiamo da Matteo Barzaghi quanto si giocherà ancora. Due minuti ancora da giocare. La partita io l'ho persa in quel 3 contro 1 che mi sono mangiato il gol. Lì l'ho persa la partita. Conte è un fenomeno. Occasione per accorciare le distanze, attenzione. Occhio al rimbalzo. Gara che va in archivio con la sconfitta della formazione di casa. Vai a morire. Proprio vai a morire.
down, 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 down.